sono giornate estremamente impegnative quelle che stiamo passando durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ci sono eventi, ci sono side event con dei focus specifici, incontri bilaterali, più c'è da seguire il dibattito generale in Assemblea, e tutto questo ovviamente lo sto facendo come Presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, però mi faceva piacere condividere con voi la presenza della Croce Rossa italiana e il ruolo della Croce Rossa italiana. In diversi momenti le nostre buone prassi, quello che noi stiamo facendo sul nostro territorio nazionale, è stato veramente respirato e vissuto come un buon modello di cui tutti quanti dobbiamo andare orgogliosi. Non c'è solo una Croce Rossa che sa fare emergenza, che sa dare una risposta importante in cui un disastro colpisce una nostra comunità, ma c'è anche una Croce Rossa italiana che sta crescendo e che sa intercettare i bisogni delle sue comunità, e lo sa fare dando esempi che poi sono seguiti a livello internazionale. Penso al nostro lavoro nelle comunità con i migranti, ma anche al lavoro che stiamo facendo insieme a Villa Maraini per la prevenzione della diffusione dell'AIDS e della epatite. Questi sono momenti estremamente importanti di cui, ripeto, dobbiamo non solo andare orgogliosi, ma anche continuare a far crescere queste attività e questa consapevolezza all'interno di tutta la Croce Rossa italiana. Ed infine un pensiero: noi da sempre abbiamo avuto un grande ruolo nel diritto internazionale umanitario, tanti sono gli istruttori, i diffusori nei nostri comitati, nei nostri 650 comitati. Il vicepresidente Palasso ha seguito i vari eventi che si sono susseguiti con una cadenza incredibilmente ristretta, proprio per prendere parte, prendere nota, ma anche avere una buona occasione per diffondere anche in quel contesto le nostre buone prassi.